Parliamo della gemma regalata da Joshua Zirkzee all'esordio in Premier da subentrante in una partita come al solito molto difficile come tutti gli ultimi anni dello United. Gran cross di Garnacho, attaccante Zirkzee delicato nel tocco, qualità sempre importante. A volte probabilmente questo gol era più semplice per la tipologia di centravanti quale, no? Lui è uno che gioca molto con la palla, lezioso, a volte non tira fortissimo, non tira per spaccare le porte. Invece questo è un tocco di qualità e sblocca una partita che si era messa in malo modo perché Fulham ha sbagliato due contropiedi ma veramente semplici, in netta superiorità numerica, e ha fatto fare una persino una gran figura a Harry Maguire. Ho detto tutto, Maguire sembrava ritornato quello dei soldi spesi dall'Leicester. Lo United è una squadra in costruzione, io continuo a non capire perché. Quale sia il santo in paradiso per il quale Ten Hag possa continuare a allenarla tranquillamente. Va bene le difficoltà societarie e sono d'accordo, per me qualunque allenatore farebbe fatica con questa società. Joshua Zirkzee, molti in Italia storcevano il naso, ma è attaccante, piaccia o non piaccia, questo è attaccante. Deve crescere, ha grandi potenzialità tecniche, sicuramente manca in qualcosa, però Joshua Zirkzee è veramente, veramente, veramente un attaccante interessante. E credo che qui Ten Hag abbia visto bene la situazione dopo tanti investimenti tipo Weghorst e compagnia cantante. Il Manchester ha avuto le occasioni in primo tempo, nella ripresa è stato farraginoso, i cambi hanno dato, non è che abbiano dato qualcosa in più, cioè Zirkzee ha fatto gol, però ha fatto fatica, il Fulham è mancato di qualità e quando manchi di qualità negli ultimi 16 metri vieni punita da blasone, perché poi comunque al di là di queste stagioni turbolente giocare all'Old Trafford mette sempre un certo non so che di pressione, ecco. E quindi è un bel rimpianto per i tifosi del Milan che con Zirkzee probabilmente avrebbero avuto un centravanti in Serie A in grado di fare la differenza, come ha dimostrato col Bologna di Thiago Motta. La Juve non può avere rimpianti perché c'è Vlahovic che occupa uno spazio salariale importante, però esordire da subentrante e far gol in mezz'ora è un segnale delle grandi potenzialità dell'olandese, secondo me non sfruttata appieno agli europei, perché è un attaccante di un certo tipo, e vedremo che tipo di stagione si prefigurerà per i Red Devils.